ci avevamo creduto, ci avevamo puntato, ci avevamo sperato che il G7 potesse tenersi a Pizzo Calabro. Pizzo Calabro perché in qualche modo rappresentava l'emblema, il simbolo di tutti i borghi periferici di questa nostra regione, ma rappresentava anche l'emblema della periferia della nostra regione sul piano generale. Sarebbe stato veramente un momento di riscatto, non è che il G7 a Pizzo avrebbe cambiato i destini della nostra vita, avrebbe potuto essere una straordinaria vetrina mondiale, avrebbe potuto essere una straordinaria vetrina mondiale non solo per Pizzo ma anche per la nostra regione. Alla fine tutto ciò non sarà possibile, non è stato possibile perché sostanzialmente non siamo stati in condizioni di venire incontro alle esigenze soprattutto delle delegazioni straniere che hanno richiesto fermamente di essere raccolti in una sola struttura alberghiera e non di slocati per tutta la fascia tirrenica del Vibonese, ciò per motivi di sicurezza ma anche per motivi squisitamente legati alla loro mobilità rispetto al summit. Al di là di questa esigenza legittima anche della delegazione straniera emerge una situazione che a cui non possiamo far finta che non ci sia, e cioè l'estrema fragilità di questa nostra regione nella ricezione, nella disponibilità di una struttura in grado di accogliere un evento di un certo tipo. Ecco, in sostanza si è verificato proprio questo, e cioè non siamo riusciti a reperire una struttura che potesse accogliere 400 persone di colpo. Questo significa che è un problema che dobbiamo porci, perché se questa nostra terra, come molti dicono, dovrà puntare per la sua speranza economica sul turismo, beh, insomma, questo episodio rivela che ci sono molti problemi su questa strada che vanno risolti, che è fragile anche la nostra capacità di accogliere un evento come questo tipo, che non avrebbe salvato il mondo calabrese e i suoi borghi, ma avrebbe rappresentato una straordinaria opportunità che per ora abbiamo perso.